Lo dicevamo nei titoli, nasce un luogo d'ascolto per le donne e i minori vittime di abusi, l'iniziativa della Polizia Municipale di Napoli. Francesca Ghidini. In questa stanza protetta il racconto delle donne aggredite e violentate, dei ragazzini maltrattati da familiari o vittime di bullismo da parte di coetanei. Dall'inizio dell'anno una decina di denunce, mamma e figlio picchiati proprio all'ingresso della palazzina vicino alla panchina rossa, l'uomo, marito della donna e padre del bimbo arrestato, l'ultimo intervento della Polizia Municipale ieri mattina. In una traversa di Piazza Garibaldi dove c'erano stati segnalati due bambini abbandonati in auto da circa due ore e la mamma poi successivamente abbiamo accertato che si trovava in un bar della zona a giocare con le slot machine. A disposizione delle donne questo manuale distribuito gratuitamente in farmacia e nei supermercati dall'associazione che ha arredato la stanza per l'ascolto protetto. Un aiuto pratico da dare alle donne vittime di violenza. Molte donne non sanno cosa succede quando fanno una denuncia, come si fa una denuncia, quindi i loro timori sono proprio mi vengono tolti i figli, chissà che succede, perdo la casa, insomma sono molto intimorite perché ahimè c'è poca informazione. Non c'è una giusta comunicazione e un'interazione tra le parti. Secondo me se ci fossero più uffici delegati e preposti a questo tipo di problema sarebbe un attimo diverso, quindi questa stanza dell'ascolto è prioritaria. Perché la stanza protetta è un luogo appunto di protezione dove la vittima si sente sicura di poter parlare, quindi è necessario che in queste stanze, in questi luoghi d'ascolto ci sia personale altamente qualificato per poter supportare queste vittime che sicuramente insomma nel momento in cui si recano in questi centri hanno già fatto un piccolo passo in avanti per cercare di liberarsi da eventuali insomma soprusi e violenze che subiscono dai propri compagni.